Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi vedremo come affrontare il progetto di recupero di un sottotetto. Dall'individuazione degli interventi finalizzati all'ottenimento dell'agibilità, alle normative vigenti in materia, fino alla realizzazione di un modello 3D con un software BIM. Ma iniziamo guardando assieme alcune slide introduttive. Per progetto di recupero di un sottotetto si intende un insieme sistematico di interventi edili volti ad ottenere l'agibilità di un sottotetto, riconvertendolo in abitazione. Prima di presentare un progetto di recupero di un sottotetto è necessario verificare la fattibilità dell'intervento ai sensi delle specifiche leggi regionali che dettano i parametri da soddisfare per l'ottenimento dell'agibilità, come l'anno di edificazione del fabbricato, la conformità del fabbricato esistente rispetto ai titoli abilitativi ottenuti, le altezze minime degli ambienti abitabili, l'altezza media ponderale, il rapporto aero-illuminante e la possibilità di modifica della sagoma del tetto. A prescindere dalle peculiarità di ogni singolo caso, un progetto di recupero di un sottotetto dovrebbe prevedere l'apertura di nuove finestre a baini per rispettare i valori aeroilluminanti, la realizzazione di terrazzi per rendere vivibili anche gli spazi non utilizzabili, di arredi fissi o ripostigli per sfruttare anche gli spazi più angusti e la creazione di zone a doppia altezza se la mansarda è connessa all'abitazione sottostante. Le norme di riferimento per un progetto di recupero di un sottotetto sono norme nazionali come il DM 5 luglio del 75, leggi regionali sul recupero dei sottotetti, disposizioni urbanistiche locali come PUC, piani particolareggiati, eccetera, e norme igienico-sanitarie. Nel caso pratico che analizzeremo, vedremo la trasformazione di un sottotetto non agibile in una vera e propria abitazione per una famiglia media di 3-4 persone. E ora vediamo un esempio pratico realizzato con Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica. Iniziamo aprendo un nuovo file e scegliendo l'opzione Project Group. Carichiamo il file dello stato di fatto sul quale dobbiamo intervenire. Il modello di partenza è un sottotetto non agibile. Lavoriamo sulla pianta di progetto per modificare la copertura. Tracciamo la linea guida che segna l'arretramento della falda di copertura per la realizzazione del terrazzo. Allineiamo il tetto alla linea guida parallela e ne reimpostiamo la pendenza. Con il martello demolitore clicchiamo sugli oggetti da demolire, che verranno automaticamente colorati di giallo. Aggiungiamo gli abbaini in copertura con l'apposito oggetto. Dall'editor ne modifichiamo le dimensioni, la posizione e l'altezza, portandola pari a quella del colmo del tetto. Spuntiamo l'opzione involucro frontale per personalizzarlo successivamente. Chiuso l'editor, con la linea guida parallela, tracciamo i fili fissi dei tramezzi e dei muri perimetrali, che definiamo con l'oggetto involucro verticale, impostando dalle proprietà gli spessori di progetto. Modellati tutti i muri, li selezioniamo e li assegniamo, come riferimento altimetrico superiore, il sublivello tetto. A questo punto inseriamo con l'oggetto facciata continua la vetrata dell'abbaino e con l'oggetto finestra tutte le aperture vetrate lungo il nuovo prospetto volto verso la terrazza. Cambiamo velocemente la posizione delle finestre e la loro dimensione in modo da rispettare il rapporto aeroilluminante previsto dalla normativa. Per passare alla modellazione degli interni, togliamo la visibilità del livello copertura. Inseriamo le porte scegliendo nel modello dal catalogo di Edificius. Creiamo i vani all'interno di ogni ambiente funzionale in modo da avere un riscontro sulle dimensioni, sui rapporti aeroilluminanti e per assegnare velocemente i materiali alle pavimentazioni. In questo caso utilizziamo un parquet in legno effetto noce. Cambiamo anche il colore della pitturazione e inseriamo gli arredi, prelevandoli dal ricco catalogo di Edificius. Per la cucina scegliamo un modello da incassare e ne modifichiamo il materiale. Proponiamo una cucina scomparsa, con porte a quattro ante apribili al libro. In questo modo potremo, secondo le necessità, escludere alla vista l'ambiente cucina per dare maggiore formalità al living open space. Cambiamo i materiali alle porte e ne moduliamo l'angolo di apertura per verificare la scelta progettuale. Completiamo il modello inserendo gli altri oggetti 3D e le luci. Infine possiamo liberamente navigare nel nostro modello, dalla vista real-time rendering e controllare le scelte progettuali effettuate, dai materiali alla suddivisione degli spazi, fino alla scelta degli arredi, apportando, se necessario, anche modifiche in tempo reale al modello.
Edificius ci permette di esportare con facilità anche le tavole grafiche esecutive, inserendo le piante, le sezioni, i prospetti e i render. E ora vediamo le tre cose da ricordare. Verificare la fattibilità dell'intervento considerando l'anno di edificazione del fabbricato, la conformità del fabbricato esistente rispetto ai titoli abilitativi ottenuti, le altezze minime degli ambienti abitabili, il rapporto aeroilluminante, l'altezza media ponderale e la possibilità di modifica della sagoma del tetto. Fa riferimento alla legge regionale sul recupero dei sottotetti. Considerare i seguenti spunti progettuali al fine di ottenere l'agibilità. Aprire nuove finestre, abbaini o lucernari, realizzare un terrazzo, realizzare arredi fissi o ripostigli, creare zone a doppia altezza. Bene, io con questo ho finito, vi voglio ricordare che potete scaricare tutti i file di progetto dall'articolo di approfondimento che trovate cliccando il link nella descrizione del video. Per aprire i file potete scaricare gratuitamente anche la versione trial di Edificius, sempre cliccando il link che trovate nella descrizione del video. Vi ricordo inoltre che è aperta anche la sezione dei commenti, per qualsiasi dubbio ci potete contattare e noi saremo lieti di rispondere alle vostre domande. Con questo ho concluso, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.